Droga nascosta nei flaconi di creme per il corpo per farla arrivare in carcere al compagno, ai domiciliari una 32enne. Covid, aumentano gli ospedalizzati in Liguria e nella nostra provincia, stabili però le terapie intensive. Più di 4.000 imprese spezzine rischiano di pagare lo scotto di abusivismo e lavoro irregolare. Ancora troppi gli incidenti sul lavoro, stamani alla Spezia il ministro Orlando per parlare di sicurezza in porto. Lotta alle microplastiche nei mari, c'è l'accordo tra Marina Militare e l'Istituto Superiore di Sanità, coinvolta anche la nave Vespucci. Buonasera e ben ritrovati con il TLS Giornale. Andiamo subito a vedere quali sono le notizie principali di questa giornata e in apertura abbiamo la cronaca: procurava la droga al fidanzato in carcere per omicidio. Una 32enne finisce agli arresti domiciliari, rintracciato anche lo spacciatore. La coppia aveva trovato un modo ingegnoso per far arrivare le dosi di stupefacente all'interno del carcere della Spezia. L'uomo, tramite un telefono nascosto, chiamava la 32enne che poi spediva le dosi dentro ad alcuni flaconi di creme per il corpo, confezionate per fare in modo che gli addetti al filtraggio non le trovassero. Tra queste c'era anche l'ossicodone, un farmaco vendibile solo con ricetta medica e con effetti superiori a quelli dell'eroina. In alternativa, la 32enne portava la droga direttamente in carcere, nascosta sotto la mascherina chirurgica oppure sotto gli indumenti, per poi consegnarla al fidanzato durante i colloqui. Abbandona la spazzatura sul marciapiede e poi si gira verso le telecamere per mandare a quel paese gli agenti. Si tratta di un minorenne identificato dalla polizia locale proprio grazie alle telecamere. Per i genitori del ragazzo sono stati notificati verbali da 300 euro per quanti sono stati gli abbandoni ripresi dalle telecamere. E questo è solo uno dei tanti fenomeni di abbandono di rifiuti registrati. Secondo un report proprio della polizia locale, nel solo mese di aprile sarebbero stati centinaia. Tra questi anche abbandoni di veicoli, per lo più in quartieri e strade periferiche. E ora ci spostiamo alla politica con le amministrative a Spezia. È stata presentata oggi la lista del Movimento 5 Stelle che sosterrà la candidata a sindaco Piera Sommovigo. Il servizio di Bimal Carlo Gabbiani con le immagini di Raffaele Maulella. Presentata oggi pomeriggio la squadra dei 22 candidati al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle, capolista la consigliera uscente Jessica De Muro. Sì, grazie, buonasera a tutti. Effettivamente sì, ho passato 5 anni all'opposizione in Consiglio Comunale e mi voglio impegnare nuovamente in questa nuova avventura anche di coalizione e quindi mi ripresento col Movimento 5 Stelle come capolista e porterò avanti tutte le istanze che non sono riuscita a terminare, soprattutto all'opposizione, sperando questa volta di poterlo fare in maggioranza. A differenza della scorsa elezione, questa volta siete in coalizione con il Partito Democratico e altre forze progressiste. Lo considerate un passo avanti? Certo, è un passo avanti per cui abbiamo molto riflettuto, ci siamo arrivati nel tempo e pensiamo che sia assolutamente la decisione più giusta per questa città. Riuscire con questa coalizione a portare avanti tutte quelle che sono le nostre istanze e quelle dei cittadini. Qual è la priorità per la nostra città, secondo lei? Secondo me purtroppo non ce n'è una sola in questa città. Il nostro faro sarà sempre la tutela dell'ambiente, ma l'ospedale di cui tutti parliamo, il commercio di vicinato che non è da lasciare indietro, come non sono da lasciare indietro tutte quelle fragilità che basta che ci giriamo e vediamo intorno a noi. Quindi purtroppo, ripeto, non c'è una sola priorità, ma sono molteplici e vogliamo occuparci di tutto, ognuno di noi nel proprio settore. E sempre oggi è stata presentata anche la lista Nanni Grazzini sindaco. Sentiamo le proposte nel servizio sempre di Bimal Carlo Gabbiani con le immagini di Raffaele Maulella. Presentata questo pomeriggio la lista dei candidati a sostegno di Nanni Grazzini sindaco, una lista a prevalenza civica. Lei ha la sua prima esperienza politica, che cosa l'ha spinta a fare questa scelta? Sicuramente il progetto di Nanni Grazzini, che è un progetto finalizzato a riattivare questa città. Da ambientalista, non a parole ma di fatto, perché mi sono spesa per questa comunità,
coinvolgendo gli organi istituzionali all'interno dei tribunali, cito procedimento del dragaggio, rumori in porto, navi dei veleni. Credo che sia l'equazione giusta. L'equazione giusta è merito, competenza ed esperienza. Una lista che si presenta come civica e che ha l'obiettivo di sparigliare le carte in tutti i sensi. Nessuna appartenenza rispetto al centrodestra e al centrosinistra e anche discontinuità forte dal punto di vista dei programmi. Sì, è vero, questa è una lista che abbiamo voluto sin dall'inizio, fuori da ogni logica, senza alcun apparentamento, e rappresentiamo veramente la società civile. Nella nostra lista ci sono professionisti, commercianti, artigiani, imprenditori, ma anche giovani e pensionati. Presenti in lista anche tanti giovani, di solito distanti dalla politica. Che cosa l'ha motivata a mettersi in gioco? Ma diciamo che negli ultimi anni la politica ha creato un forte distacco con i giovani, e per quanto mi riguarda con Nanni è successo l'opposto, perché ha riavvicinato i giovani alla politica, e questo ha dato molta speranza a tanti studenti e lavoratori che come me investono per il proprio futuro. Quindi ecco, per me è un grande piacere poter supportare una persona come lui. L'agenda elettorale con gli appuntamenti per domani, sabato 21 maggio, la Lega sarà in via Diaz con il proprio gazebo, un'occasione per confrontarsi assieme ai candidati al Consiglio Comunale, agli esponenti locali e nazionali. Alle 12 invece all'auditorium della Biblioteca Beghi in via del Canaletto 100 sarà presentato il programma elettorale del candidato sindaco Pierluigi Peracchini, sostenuto dalla coalizione di centrodestra e le liste civiche La Spezia Civica Peracchini Sindaco, Forza Italia Berlusconi per La Spezia, Fratelli d'Italia, Lega, Toti per Spezia, Noi con l'Italia, Unione di Centro, Nuovo PSI e Spezia Vince. Mentre la lista Spezia Bene Comune di Massimo Lombardi, in appoggio alla candidata sindaca Piera Sommovigo, sarà dalle 10 alle 12 in Piazza Brin con i candidati Claudio Acuneo e Michael Calippo. Dalle 10.30 alle 12.30 invece a Val dell'Ora con la candidata Carolina Bardini, a Cadimare con i candidati Fiorenzo Lemut e Aurora Sansevero, e infine anche in corso Cavour. Appuntamenti previsti anche per domenica 22 maggio, sempre per la lista Spezia Bene Comune, a partire dalle 9.30 a Chiesa di Isola. E vediamo ora i dati diffusi da Lisa sull'andamento della pandemia da Covid-19 in Regione Liguria e nella nostra provincia. Sono 592 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte dei 5.879 tamponi effettuati. Salgono le ospedalizzazioni, in Liguria i ricoverati sono 202, uno in più rispetto a ieri. Rimangono invece stabili le terapie intensive a quota 1. Se invece passiamo ai dati provinciali, a Spezia i nuovi positivi registrati sono 106, in totale coloro quindi attualmente affetti da Covid sono 1753. Come il quadro regionale, anche nella nostra provincia salgono i ricoverati in ospedale, sono 25, uno in più rispetto a ieri, 6 si trovano nel reparto di terapia intensiva. Purtroppo in tutta la regione si registra un decesso. La pressione dell'abusivismo lambisce 4.184 imprese spezzine in 14 settori differenti. È quanto emerge nell'ambito della presentazione della campagna Occhio ai furbi, mettetevi in buone mani, presentato questa mattina in Confartigianato La Spezia. Stando ai dati dell'associazione, si stima che il tasso di irregolarità alla Spezia arrivi al 13,3%. Ce ne parlano nel servizio Chiara Alfonsetti e Davide Morina. Più di 4.100 imprese spezzine soffrono della pressione del lavoro nero e dell'abusivismo che lambisce fondamentalmente chi rispetta le regole. Per questo motivo Confartigianato La Spezia rilancia la campagna Occhio ai furbetti, mettetevi in buone mani. La campagna è stata presentata questa mattina nella sede di via Fontevivo e sono stati presentati anche alcuni dati allarmanti, uno su tutti. A livello nazionale la stima dell'abusivismo tra le imprese supera il 14% e dal 2019 al 2021-22 è aumentato dell'1%. Purtroppo è così, abbiamo avuto questa tendenza in aumento dell'abusivismo che quota l'1%, ma quota il 14% sul PIL nazionale, quindi parliamo di 200 miliardi che sono sottratti alle tasse, insomma, la tassazione dello Stato,
Probabilmente complice anche il periodo del Covid e in questo momento crisi energetica, aumento dei costi per le famiglie, fa sì che ci sia un ricorso al lavoro nero e insomma al fare il lavoretto fatto in casa, fatto fare da un irregolare. Naturalmente noi abbiamo ricevuto sia dal nazionale che però anche a livello provinciale segnali di allarme da parte delle nostre imprese, soprattutto quelle che riguardano l'acconciatura, i trasporti, i traslochi, il servizio appunto alla persona, l'edilizia. E quindi abbiamo voluto lanciare questa campagna di sensibilizzazione invitando le istituzioni proprio per avere una maggiore collaborazione con loro. Questa mattina a Confartigianato era presente anche il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini, che ha ricordato l'importanza della cultura della legalità, una cultura che, stando alle parole del prefetto, non deve partire dal basso ma dal bassissimo, puntando soprattutto ai più giovani. E il messaggio che arriva attraverso il ragazzo spesso raggiunge la famiglia e la raggiunge in modo efficace. Questo ovviamente non esime le forze dell'ordine, non esime la mia responsabilità nell'intensificare l'azione di contrasto, nel vigilare sul fenomeno. La cultura della legalità si fa nelle piccole cose, è un impegno che tutti noi dobbiamo prendere, perché la sicurezza, la legalità non è il risultato dell'operato delle forze di polizia, è il risultato dell'impegno e della responsabilità di tutti noi. Restiamo nel mondo del lavoro. Con l'occupazione crescono gli occupati in Liguria, secondo i dati della Camera di Commercio, in un anno sarebbero 9.000 posti in più. Riguarda sia i lavoratori autonomi che i dipendenti e accanto all'aumento dell'occupazione si registra inoltre una previsione di assunzione da parte delle imprese per il periodo maggio-luglio di 43.400 unità, rispetto al dato di luglio dello scorso anno, quando le previsioni erano state solo 36.840. E si è svolto questa mattina al NH Hotel il 9° congresso provinciale del Sindacato Unitario dei Lavoratori della Polizia. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Sergio Diofili. Affermazione della legalità e contributo alla coesione sociale sono questi gli assi cardine della polizia, come testimoniato grandemente durante tutti questi mesi segnati dalla pandemia. Polizia che si è ritrovata questa mattina all'NH Hotel per il 9° congresso provinciale del SIULP. Per questo ringraziamo il Presidente della Repubblica per averci definito i volti della Repubblica, proprio per la grande professionalità, per la presenza, l'abnegazione, ma soprattutto per l'umanità con cui le donne e gli uomini delle forze dell'ordine, insieme alla sanità e a tutti i settori dei pubblici servizi, hanno garantito al nostro Paese di poter continuare a vivere e superare questa fase drammatica. Oggi ci stiamo interrogando, facendo il bilancio e partendo dalla considerazione che insieme alla CISL abbiamo fatto assumere alla Commissione europea, e cioè che la sicurezza non può e non deve più essere considerato un costo del sistema immunitario, ma una precondizione per lo sviluppo sociale, politico ed economico dei nostri territori e per la piena integrazione dei popoli. Per fare questo però bisogna investire sulla sicurezza. Ricambio generazionale con un piano di assunzioni e nuove tecnologie, sono queste le richieste di più stretta urgenza per affrontare le sfide del futuro. Noi oggi stiamo denunciando che da qui al 2030 40.000 poliziotti andranno in pensione, e se non partiamo in tempo a mettere rimedio a questa grave situazione, perché riguarda metà della forza della Polizia di Stato, non saremo in grado di affrontare le nuove sfide. Oggi stiamo celebrando il 9° congresso provinciale del SIULP Spezzino e abbiamo evidenziato i punti, le criticità che ci sono, che in particolare nella provincia la mancanza degli organici a causa di un blocco del turnover ultradecennale. E dovremo essere pronti ad affrontare le sfide del futuro, quindi maggiori dotazioni, maggiori risorse tecnologiche, anche perché ci stiamo avviando a quella che viene detta la polizia di predizione, l'utilizzo cioè di strumenti che sfruttano la cosiddetta intelligenza artificiale.
Se non ora, quando, contro un'economia e una politica di guerra. Con questo slogan i lavoratori spezzini che hanno aderito allo sciopero nazionale indetto dai sindacati di base si sono ritrovati questa mattina sotto la prefettura. Il servizio di Mimmel Carlo Gabbiani con le immagini di Sergio Diofili. Spezia come in tutta Italia, diversi lavoratori sono scesi in piazza aderendo allo sciopero nazionale indetto dai sindacati di base. A motivare la loro mobilitazione è la richiesta di un immediato cessate il fuoco in Ucraina. Il governo Draghi, sostengono questi lavoratori, deve investire in politiche sociali e non in un'economia collegata alla guerra. Siamo qui per manifestare contro quella che è l'economia di guerra di questo governo, che non ci rappresenta in quanto il processo democratico ormai in Italia è stato completamente cancellato. Ieri abbiamo visto come il Parlamento è stato depauperato addirittura dal veto decisionale dalle dichiarazioni di Draghi, e comunque oggi l'agenda di governo ci sembra quasi guidata dai poteri finanziari attraverso appunto un impiegato dei banchieri internazionali che in questo caso non è stato neanche eletto dai cittadini italiani. Quindi abbiamo deciso di scendere in piazza perché siamo contro gli armamenti, alle spese e questi miliardi che verranno appunto spesi, che andranno a discapito dei contribuenti italiani, andranno a discapito della sanità, dei trasporti, della scuola, dell'edilizia popolare, insomma di tutte queste servizi che in Italia stanno andando in decadimento. E in più crediamo che questi soldi sarebbero dovuti essere stati spesi sicuramente per l'economia, che in questi due anni ha subito dei tracolli e per colpa della pandemia e per colpa di queste leggi liberticida che si sono verificate in questi ultimi due anni. Immediato stop del fuoco in Ucraina e anche che il governo Draghi non destini delle risorse ad un'economia di guerra ma a delle politiche sociali. Soprattutto dovrebbe esserci almeno un dibattito all'interno del Parlamento italiano, ma un dibattito serio. Non possiamo vedere un Draghi che va a esporre le proprie idee e le proprie motivazioni all'interno del Parlamento senza un vero e proprio dibattito parlamentare. Questo credo che sia il fondamento della democrazia in tutto il mondo e dovrebbe essere soprattutto in Italia così. Sesto congresso Wilcom Genova e Liguria ha riconfermato all'unanimità come segretario generale lo spezzino Roberto Costa. La Wilcom è la categoria che tutela le lavoratrici e i lavoratori dell'informazione, dello spettacolo e delle telecomunicazioni. Organizzato nel Salone Multimediale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il primo convegno dedicato alle rappresentanze dei lavoratori di sito in ambito portuale. Il tema della sicurezza è stato al centro della discussione. Il servizio di Mimmel Carlo Gabbiani con le immagini di Sergio Diofili. Si è svolto questa mattina nell'auditorium dell'autorità portuale il primo convegno nazionale che mette al centro i lavoratori della sicurezza in ambito portuale. Ancora nel 2022 si verificano troppi incidenti, prioritario è investire sulla sicurezza. Ci sono ancora troppi incidenti in porto. Il porto fortunatamente è l'unico reparto molto autoregolamentato a cui si ha una fase calante di questi incidenti, ma gli incidenti a livello nazionale sono molto alti e non tendono a diminuire, quindi bisogna poter esportare quello che all'interno del porto c'è e che di buono fa, come il controllo e la vigilanza sugli appalti e subappalti, che nel porto, grazie all'84-94, quindi contratti di lavoro rispetto ai contratti di lavoro, rispetto e controllo degli appalti e dei subappalti, crea sicuramente una diminuzione di quelli che sono gli incidenti sul lavoro. Presente al convegno come relatore principale il ministro del lavoro Andrea Orlando. Per la sicurezza sarà fondamentale sfruttare le risorse che arriveranno dal PNRR, soprattutto in termini di formazione per i dipendenti e investimenti in nuove e più moderne tecnologie. Sì, però è importante che la formazione sia molto legata alle buone pratiche che si realizzano, cioè la formazione non deve essere astratta, segnalare il rischio, deve vedere anche che cosa si deve anche raccontare e quindi conoscere il tipo di buone pratiche, di protocolli che via via evolvono negli ambienti di lavoro, altrimenti rischia di essere una formazione che arriva in ritardo rispetto a quello che si viene a determinare. I fondi del PNRR sono importanti in questo senso, una buona fetta di quelli che arriveranno
dovranno essere destinati alla sicurezza? Dovranno essere destinati alla sicurezza e alla formazione sulla sicurezza. Sul fronte formazione abbiamo quasi 5 miliardi di investimento e poi soprattutto c'è un tema che è fortemente legato alla sicurezza che riguarda il contrasto al lavoro nero. Nel PNRR l'Italia si è impegnata a un piano di contrasto pluriennale al lavoro nero. Meno lavoro nero significa più sicurezza. Navi da crociera, croce delizia del nostro Golfo, rappresentano un business in crescita ma anche una minaccia di inquinamento sino a quando non avremo le banchine del porto elettrificate. È l'argomento di questa settimana della rubrica Le carte in tavola a cura di Renzo Raffelli. Ascoltiamola. Le navi da crociera sono diventate croce delizia del nostro Golfo. Delizia per i flussi turistici che producono e per gli investimenti che arriveranno dalle grandi compagnie. Croce per l'inquinamento che provocano quando più navi sono ormeggiate in porto e dai loro fumaioli si sprigionano sostanze tossiche. Ma davvero quelle navi con migliaia di passeggeri a bordo possono rappresentare un pericolo sanitario per gli spezzini che vivono a ridosso del porto? Per avere risposte chiare a questo interrogativo, il Comitato Spezia Via dal Carbone ha presentato un esposto che attiverà indagini e accertamenti. Il vigilato speciale delle indagini che conduce l'ARPAL, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, è il biossido di azoto. Quando in porto stazionano tre navi, i valori di questa sostanza prendono a salire in modo preoccupante. Lo rilevano i monitoraggi che l'ARPAL effettua con le centraline a terra. Sono le medie annuali che vengono valutate e nel 2017 e nel 2018 Spezia è finita sotto infrazione europea perché quel valore superava il limite consentito. Poi c'è stata la pandemia, il blocco del traffico crocieristico e ora che è ripreso siamo ancora nei limiti, come certifica l'ARPAL, ma quel dato è in salita. Tutta colpa delle navi da crociera? Purtroppo non è facile verificare le emissioni di ciascuna fonte inquinante e non ci sono soltanto le navi a produrre fumi, anche se il loro contributo è sicuramente il più significativo. Ma perché i fumi non si misurano quando escono dai camini? Perché una normativa internazionale lo consente in navigazione, ma non in porto. Una bizzarria francamente poco comprensibile. Il problema dell'inquinamento prodotto dalle navi da crociera, come sappiamo, sarà risolto con l'elettrificazione delle banchine portuali, che consentirà alle navi di spegnere i motori. È il principale progetto dell'autorità portuale ammesso ai finanziamenti del PNRR. Ci vorranno più o meno 4 anni per avere le banchine elettrificate. Nel frattempo si può fare qualcosa se i valori dovessero schizzare a limiti insostenibili. Il giurista ambientale Marco Grondacci ricorda che sono possibili ordinanze sindacali per limitare l'attracco delle navi in porto. Difficile che uno dei 10 candidati sindaco oggi prometta di firmare un'ordinanza di quel tipo se sarà eletto. Troppi sono gli interessi in gioco e stiamo assistendo ad una campagna elettorale dove si brandisce la parola sostenibilità, ripeto, sostenibilità, come un'arma per attaccare gli avversari politici. Lotta alle microplastiche nei mari, la Marina Militare e l'Istituto Superiore di Sanità si sono impegnati con una firma per eliminarle, un accordo che coinvolge sia la nave Vespucci che la nave per ricerche oceanografiche Allianz. Ce ne parla nel servizio Sergio Diofili. Il futuro dell'umanità dipende dalla salute del suo mare. Il mare produce infatti oltre il 50% del fabbisogno di ossigeno del pianeta e assorbe un terzo dell'anidride carbonica, oltre a considerare che il 98% delle zone abitate dalla vita sono sul mare. Va in questa direzione la firma siglata questa mattina tra la Marina Militare e l'Istituto Superiore di Sanità, volta alla lotta alle microplastiche, uno dei più grandi e spesso invisibili nemici dei nostri mari. L'accordo coinvolge sia la Vespucci che la nave per ricerche oceanografiche Allianz, che a breve salperà dal molo Varicella dell'Arsenale, dove si trova attualmente ormeggiata proprio a fianco della Regina dei Mari. Abbiamo già nel passato collaborato fattivamente e proficuamente per quanto riguarda una serie di attività di ricerca e di tracciamento anche di linee guida importanti, e in questo senso il fatto che la Marina Militare possa contribuire a un'importante mission che è quella ovviamente della salute del pianeta è certamente un orgoglio. Un impatto, quello dei cambiamenti climatici sulla salute, che pone l'umanità di fronte a nuove sfide, ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusco.
Tosaferro. E proprio la pandemia è stata l'occasione non solo per la Marina, ma anche per tutti noi, di sperimentare nuove forme di coabitazione e di gestione anche in spazi ristretti. Assolutamente, le navi sono comunque comunità molto ristrette, dove comunque si vive in una maniera complessa, dove appunto lo spazio è poco, il tempo da passare a bordo è tanto, e assolutamente quindi diciamo l'igiene a bordo, l'igiene intesa come modo proprio di vivere la comunità, è estremamente importante. E in questo, come Istituto Superiore di Sanità, stiamo aiutando appunto la Marina, soprattutto anche in epoca di Covid, a poter migliorare le proprie procedure o a diciamo, standardizzarle. Teatro della firma Nave Vespucci, una sorta di ambasciata galleggiante che ribadisce così il suo ruolo di sinergia tra gli enti della pubblica amministrazione, ma soprattutto di luogo principe per la formazione degli allievi ufficiali della Marina. E al termine del loro primo anno di studi in accademia salgono a bordo per imparare, oltre al sapere accademico, il saper essere, il saper fare, le competenze e il modo di essere. E lunedì ci apprestiamo a partire per un'attività di 5 mesi in giro per l'Italia e anche all'estero nei mesi di luglio-agosto con gli allievi ufficiali a bordo. Si è svolto questa mattina l'Open Day della Lega Navale, che ha visto protagonisti anche i ragazzi portatori di disabilità, che grazie al contatto con il mare potranno vivere importanti momenti di crescita personale. Il servizio di Vimal Carlo Gabbiani, le immagini di Sergio Diofili. Mare senza confini, dopo 2 anni di assenza dovuti alla pandemia, ritorna l'Open Day della Lega Navale. Alla sezione velica della Marina Militare questa mattina i protagonisti sono i giovanissimi che attraverso gli insegnamenti dei più esperti apprenderanno valori fondamentali quali la cultura del mare e il rispetto dell'ambiente. Certamente, la Lega Navale è nata ben 125 anni fa, proprio qui alla Spezia, era rivolta al popolo italiano che all'epoca si stava formando, è evoluita nel tempo passando dalla cultura marinara a culture anche ambientaliste e aggiornate diciamo secondo i crismi attuali, ma la materia viva da plasmare sono sempre i ragazzi delle scuole con i quali noi abbiamo un accordo a livello locale con tutte le scuole di La Spezia, in modo tale che sia con l'Open Day sia con le attività specifiche formative che vengono fatte durante l'anno dalla Lega Navale, sia con la giornata del mare che è stata celebrata lo scorso 11 aprile, li avviciniamo sempre di più a tutte le attività e a tutte le conoscenze legate al mare, ma al mare a 360 gradi. Quanto è importante tramandare loro la cultura del mare? Io che vado per mare da 40 e passa anni, mi sono accorto proprio che il nostro mare sta diventando una cosa brutta perché ormai trovi plastica dappertutto, senza sapere che poi sta facendo un danno all'ambiente, a se stesso, ai propri figli, alle prossime generazioni. La barca a vela è un mezzo di aggregazione e di inclusione importantissimo. Andando per mare si vivono emozioni stupende, si maturano delle competenze e soprattutto si sviluppa lo spirito di squadra. Sì, beh, la prima cosa sicuramente è che riusciamo a estrapolare dell'autonomia alle persone, quelle piccole autonomie che vengono a perdersi in terraferma. Ecco, invece in barca noi cerchiamo di stimolare un qualcosa opposta. Questo permette, dopo 1 anno, 2 anni di attività che fanno con noi, di ritrovare anche una maggiore autostima, e questo li aiuta anche a vivere una vita nel quotidiano, in terraferma, come noi diciamo, nettamente migliore di quella che potevano avere prima. Sono stati collaudati e consegnati 112 nuovi ossari al cimitero urbano di Via Falcinello a Sarzana. Il comune adesso li metterà a disposizione delle famiglie che da tempo attendono di poter sistemare i resti dei loro cari. I cittadini che vogliono farne richiesta possono prendere contatto direttamente con il custode del cimitero urbano o rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico del comune di Sarzana. Domani mattina al Circolo Arcinave di Sarzana si svolgerà il corso per i volontari in cure palliative organizzato dall'associazione La Libellula. La partecipazione è gratuita e alle 9.15 si aprirà con la presentazione di Piero Agostini dell'associazione e degli obiettivi. A seguire ci saranno gli interventi di Marianna Rondini, il dottor Matteo Freggia, Costanza Galli, Mario Bernocchi e Franco Campanini. Alle 12 infine la visione del documentario Attraversando il Bando di Franco Battiato.
Ritorna domani la grande musica da Oki Oakatoa a Fezzano, protagonisti della serata di incontri d'autore, il chitarrista Armando Corsi e il medico pianista Marco Spiccio. La serata prevede menù degustazione a base di pesce o anche disponibile menù vegetariano. Il viaggio di verso le Prepaglio continua. Questa sera la rubrica a cura di Selene Ricco e Davide Morina si concentra sulla borgata del Muggiano. Vediamola. Così come nel Palio del 2021, anche quest'anno il Muggiano si presenterà con tre equipaggi, donne junior e senior presenti già dalla prima Prepalio. Come vi state preparando a questo appuntamento? Allora sì, anche quest'anno ci presentiamo con tre equipaggi perché appunto ci teniamo a avere tutti e tre gli equipaggi e a portare appunto avanti questa tradizione e niente, cerchiamo di presentarci al meglio delle nostre potenzialità come ogni anno. Ci sono state un po' di complicazioni durante l'anno, però sono tre equipaggi validi, le donne sono comunque tutte esperte a parte una. I junior sono quattro ragazzi nuovi però molto validi e molto volenterosi che si allenano forte e i senior hanno avuto un po' di complicazioni però anche loro secondo me il giorno del Palio possono dire quella loro. Ecco, i risultati che si ottengono al Palio non sono frutto soltanto dell'allenamento ma anche grazie al fatto di stare insieme e stare bene insieme. In questi anni sono mancati tanti momenti di aggregazione, stanno finalmente tornando, sono tornati. Infatti non a caso anche proprio mercoledì scorso avete organizzato una cena proprio per stare tutti insieme. Sì, Muggiano è una grossa famiglia quindi ci teniamo particolarmente a stare tutti insieme. Negli ultimi due anni purtroppo è successo poco per via del lockdown. Ora che ne abbiamo la possibilità faremo molto spesso cene tutti insieme per sentirci un ottimo gruppo, tutti di casa, di famiglia e amalgamare sempre di più la nostra società. Quindi ben venga che finalmente si è tornati alla libertà. Il calcio con la Spezia, in vista della sfida di domenica contro il Napoli, le Aquile questa mattina hanno continuato ad allenarsi sul terreno del Picco. Oggi il programma di Tiago Motta, che nel pomeriggio ha parlato in conferenza stampa, ma che ascolteremo domani, ha visto una serie di esercitazioni tecnico-tattiche e una partita finale a campo ridotto. Colle I e Christophe hanno svolto anche lavoro personalizzato, domani prevista la rifinitura sempre al Picco. E oggi è stata una giornata di rinnovi in casa Spezia Calcio con il prolungamento dei contratti di Salva Ferrer fino al 30 giugno 2024 e del portiere Jérôme Zout fino al 30 giugno 2025. Il mio percorso in questa città negli ultimi tre anni è stato inimmaginabile e non vedo l'ora di continuare a vivere ancora tante incredibili stagioni in questo club. Le parole di Salva Ferrer subito dopo la firma del rinnovo contrattuale. Felice anche Zout, io e la mia famiglia qui ci troviamo davvero bene, ci sentiamo a casa nostra e io sono pronto per affrontare le future sfide sportive. E questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo a cura di Limet Centro Meteo per la Liguria. Grazie e arrivederci. Una buona serata a tutti da Paolo Bolino, vediamo le previsioni per sabato 21 maggio in Liguria. Nonostante la presenza dell'alta pressione, nei bassi strati affluisce aria dal mare molto umida che determina nubi basse, specie al mattino e sul settore centro-occidentale della costa. Non si prevedono fenomeni, ma andiamo nel dettaglio sulle previsioni per domani, sabato 21 maggio. Al mattino nubi basse su Savonese di Levante, Genovese di Ponente e più fratte fino al Tiguglio occidentale, senza fenomeni. Più sole su Estremo Imperiese, Spezzino e versanti padani in genere. Nel pomeriggio ancora un po' di nubi basse tra il Savonese di Levante e il Genovese, bel tempo invece sul resto della Liguria. Ventilazione moderata da sud-ovest al largo, da sud-est invece sotto costa con rinforzi di marino sui versanti padani nel pomeriggio. Mare da poco mosso a mosso, temperature in lieve aumento, le minime sotto costa, stazionarie invece le massime. In costa prevediamo minime tra 16 e 20 gradi, massime tra 20 e 24 gradi. Nelle zone interne minime tra 8 e 15 gradi, massime tra 20 e 28 gradi. Se volete ulteriori informazioni andate sul sito www.centrometeoligure.com e non dimenticate di scaricare la nostra app di Limet.